premio Adigos come direttore sportivo va a Carlo Musa, un premio, Carlo, meritato, questo lo dico io, ma sicuramente lo penserà anche chi ha fatto questa scelta al termine di una stagione davvero particolare, con tante difficoltà iniziali, però alla fine sei riuscito sempre con il tuo stile, no? Con il tuo modo di fare, molto tranquillo, molto equilibrato soprattutto, ad arrivare a un obiettivo che è stato veramente fantastico, poi festeggiarlo in quel modo come abbiamo visto a Rieti noi. Sì, oggi è una giornata importante per me, perché ricevere questo premio mi rende molto orgoglioso, essere premiato dall'Adicosp, però come dicevi tu è stata una stagione molto impegnativa, partita con tante difficoltà, ma lavorando insieme con una società importante, uno staff importante, siamo riusciti a raggiungere insomma la Serie C con l'Avellino, e quindi stasera prendo un premio io, ma è grazie alla società e a tutto lo staff che mi hanno permesso di essere qui. Senti, qual è stato il momento in cui hai creduto che l'Avellino potesse vincere il campionato? Se c'è stata una partita che ti ha fatto capire che la rimonta poteva andare a buon fine, perché ricordiamo avevate tanti tanti punti di distacco dal primo posto. Sì, la domenica in cui Lanusei ha pareggiato ad Artena, a Colleferro contro l'Artena, diciamo che lì sono aumentate le nostre chance, perché il calendario loro era difficile e quei due punti recuperati in quella domenica ci hanno dato ancora più energia e fiducia. Senti, una dedica per questo riconoscimento, tu sei molto giovane, però è un riconoscimento importante già per te, anche perché ottenuto lavorando per una società come l'Avellino, una società storica del calcio italiano. Eh sì, ce ne avrei più di qualcuna, però cito la mia famiglia, perché mi ha permesso di studiare, di formarmi in questo, insomma, all'università e poi in questo mondo. E poi la dedico ai tanti direttori sportivi dei dilettanti che girano ogni domenica con tanta passione e voglia, e mi sento uno di loro, e quindi a tutti, anche i ragazzi giovani che stanno crescendo in questo ruolo da direttori sportivi. Senti, due parole sul futuro invece? Proprio due. Non siamo, siano banali però. Purtroppo siamo in attesa di finire la post-scudetto, con la proprietà non abbiamo parlato, diciamo che ci sono tante idee, però bisogna formalizzare un probabile rinnovo, ancora non c'è niente, quindi aspettiamo e lavoriamo. Grazie Carlo.